In un ipotetico caso in cui una persona si dichiara, scopre di sbagliare e vuole rimediare all'errore, ha modo di rimediare oppure bisogna lasciar perdere? Come sempre, io vi ricordo che sono disponibile per consulenze private a pagamento per chi avesse voglia di imparare a saperci fare meglio con le ragazze o perché avesse una situazione in ballo che vuole risolvere. Per saperne di più, link in descrizione. Amico mio, dichiararsi quando non è cosa, e questa cosa è molto molto rara, è sempre un errore. Quindi io ti sconsiglio di farlo e nel caso tu l'avessi già fatto, come il nostro caso odierno, purtroppo la frittata è fatta, le uova sono rotte e quindi il consiglio è lasciar perdere. Questo perché? Perché ti risolve un sacco di problemi. Se tu vai a insistere, a cercare di fare marcia indietro, ti dimostri incoerente e disperato perché lei sa palesemente che non è vero, che tu lo fai per salvare la faccia o peggio per cercare di rimediare e quindi cercare di dire no, ma io non volevo dichiararmi, però sono interessato. Vai un po' in contraddizione, la fai un po', le fai storcere il naso perché obiettivamente sei cotto, hai dato tutto quello che potevi darle e lei non è interessata, ovviamente. Non tanto perché non è interessata a te, quanto perché dichiararsi così senza nulla prima, nulla di quello che io vi spiego, vi racconto tutti i giorni, appunto fa sì che lei si prenda in un certo modo. Quindi non prendendosi, ti dice, c'è una soluzione a questo? Sì, ma richiede tempo. E io te la sconsiglio fondamentalmente, perché richiede troppo investimento di tempo, pazienza. E in cosa consiste questa cosa? Nel, ok, accettare che è accaduto, dire va bene, non tornare indietro, quindi non tornare sui tuoi passi e dire ho sbagliato, perché no, l'hai fatto. Sii almeno in questo caso onesto con lei e con te stesso, ammetti che è successo, magari ci stava, nel senso che te la sentivi, volevi dirglielo per sfogarti, posso capire anche se è sbagliato, ma vabbè, tant'è, è successo, bene. Ora, fine. Non c'è più un sono interessato a te, un voglio rimediare, un continuo a starle sotto o sopra cercandole di estrapolare affetto o qualsiasi cosa, ma mi distacco, faccio finta che nulla sia accaduto, riprendo il rapporto che avevo con lei prima e decido che nulla di tutto ciò sia successo. Questo potrebbe essere utile in primis perché lei all'inizio potrebbe pensare, ah, così, de botto, non vuole portare avanti questa cosa, discorso finito, me l'ha buttato lì e basta. Perché? Boh, cioè, questa cosa mi fa un po' strano, perché pensavo che ci provasse, insistesse, invece no, sul mio rifiuto ha cambiato idea. Questa cosa potrebbe metterle la curiosità di sapere di più e quindi paradossalmente la spingerebbe verso di te, quando tu non fai più niente. Perché sente la mancanza di un qualcosa che potenzialmente le piaceva, perché quando uno si dichiara, se c'è un briciolo di interesse, è una cosa positiva. Se invece totalmente non è interessata, chiaro che ti dice no. Però se uno si espone e poi torna indietro, questa può pensare, ah, io mi aspettavo, sai, il classico tipo che ci prova, che insiste, questa cosa mi fa piacere, però tu mi hai privato di questa gioia, e quindi sento la mancanza e mi avvicino. Questa potrebbe essere una prima conseguenza. La seconda, che però richiede molto più tempo, è appunto quella di chiudere tutto, perché dall'altra parte non vedi interesse da parte sua, e spostarsi. Aspettare. Passano 5, 6, ma sto sparando un tempo molto molto lungo, mesi, in cui non hai fatto più nulla, non hai più dimostrato nulla, nessun interesse, nessun approccio maldestro, niente. Ti rifai vivo senza ovviamente dichiararti più. Ricominci a manifestare dei piccolissimi segnali di interesse, cose che le fanno percepire che tu sei interessato. Cos'è cambiato? Col passare del tempo, la sua persona e la tua sono cresciute e quindi sicuramente tu hai imparato, hai capito meglio lei come funziona come tipa o hai guardato i miei video, hai capito come approcciarti. Lei ha dimenticato questa cosa che all'inizio aveva lasciato un po' così, magari vedendo un tuo approccio non propriamente nuovo, però diverso, distanza di tempo, tenderà questa cosa a cancellare ciò che è successo, a farle dimenticare questo approccio maldestro e a farle rivalutare la tua persona sulla base appunto del fatto che il passato è passato, tu magari nel frattempo ti sei migliorato, sei andato più bravo a parlare con le ragazze, sei diventato più a tuo agio con te stesso, sei migliorato fisicamente, ti sei messo in forma, eccetera, ti riapprocci con un modo diverso e lei, guardando il fatto che appunto non ti sei dichiarato ma ti sei approcciato diversamente e in modo più corretto, potrebbe rivalutare,
l'ipotesi di stare con te, di frequentarti. Poi non è detto che funzioni, ovviamente, perché se proprio non gli interessa la tua persona perché ti conosce, sei così, e anche se passano 2 anni tu sei fatto così e non le piaci, magari anche fisicamente, ti dirà sempre di no. Però è una possibile soluzione da testare se proprio questa ragazza ti dovesse fare impazzire e tu la desiderassi con tutto te stesso, cosa che io sconsiglio di fare, perché fissarsi su una sola ragazza e programmare piani anche su lunghi periodi, mesi, tempo, è sbagliato, perché in quel tempo che magari tu sei lì, pensi a lei, dovresti fare altro. Ti consiglio di fare altro, come approcciare altre ragazze, e qua torniamo nel discorso come sei arrivato dopo tanti mesi, dopo magari anni, meglio, perché hai fatto esperienze, hai approcciato altre ragazze e l'hai dimenticata. Non puoi vivere aspettando che arrivi quel momento, perché se fai così non arriverai con la giusta mentalità e c'è il rischio che tu ricada negli stessi errori. Queste erano le mie possibili 2 soluzioni, ma in linea teorica, ti ripeto, non dichiararti mai, perché è sempre un errore. Questo è quanto. Io vi ricordo come sempre che sono disponibile per consulenze private a pagamento, perché avesse voglia di approfondire i temi che tratto sul canale e quindi migliorare con le ragazze, o perché avesse una situazione particolarmente ingarbugliata da sbrogliare. Per saperne di più, link in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video.